Benvenuti in questo nuovo video. Io sono Eli. Oggi andiamo a fare un tutorial come si edita il video. Allora, se avete già fatto un video, basta che andate su Mobitel. Aspettate, basta che andate qua. E se fate... Allora, cancelliamo tutti questi. Cancelliamo tutto. Ok, ora non ho nessun video. Allora, se andate su CapCut, che è un'app, basta che ve ne installate. Allora, basta che andate su un nuovo progetto. Se avete già fatto dei video, tipo ad esempio io vi metterò questo e farò aggiungi. Ora ho tutto il video, questo l'avevo già editato perché l'ho già fatto uscire poco fa. Quindi, tipo, se volete mettere l'iscritto, basta che andate su testo, aggiungi testo, che ne so, scrivo ciao, ciao, c'è scritto, adesso posso scegliere il colore e come metterlo, che colore e che stile. Andiamo sul carattere, mi uscirà il carattere, io lo voglio questo. Pure effetti, però mi si, cioè vi uscirà, io metto questo. Poi, tipo, dove mettete il coso, io lo metterò su questo e faremo parlare la nostra skin. Poi animazione vuol dire quando entra, tipo, viene così. Oppure viene così quando va fuori, cioè quando non si vede più la scritta, fa così. E quando vuol dire quando rimane per un certo di tempo, puoi farle scegliere di restare così, così o così. Io di solito uso così. Ora abbiamo la nostra scritta e l'avremo. Ora, per mettere gli sticker, basta anche andare qua, tipo quelli che metto io, sono tipo, li metto, aspettate, oddio, non va, ma hai capito, allora, se mi va, se mai, perché sta un po' tollando, ok, stop al video. Io metterò questa e posso scegliere dove metterla e quando. Tipo, posso spostarla così e posso metterla così da qualunque parte. Poi possiamo per vabbè, effetti, quelli che uso per il video, ad esempio uso tipo questi. No, questo non l'ho usato. Però nel senso uso questo. Allora, io userò questo e mi darà questo. Invece potete... Vabbè. Poi, vabbè. Potete scegliere effetti, filtri, che ne so. Dolce, così, anche se non si vede un cavolo. Usiamo questo. No, usiamo questo. Ma non va niente. Questo. Ok. Potete scegliere dove metterlo. Infatti io l'ho impostato su tutto il video, però se andate qua, dovete fare così. Così. Da scegliere dove mettere il filtro. Invece per mentre tipo che ne so, tu hai fatto il video ma poi finisce il video ma aggiungi un'altra parte, succede questo, viene fuori questo, dovete scegliere come, cioè verrebbe all'improvviso così all'improvviso. Io ne ho fatto
22 di questo coso. Ah no, potete non metterla fine così, quindi non viene fuori. Ma tipo, facciamo adesso facciamo divisioni per farvi vedere. Così uscirà questo, potete scegliere, viene questo e poi viene fuori l'altro, così. Tipo, ok, se metto così, ecco, viene così fuori. Poi, per mettere un'immagine, un video sopra il video, se fate così, io ho questa, come sempre, e la potete decidere di mettere magari sopra la faccia. E ora la mucca e io sono... Vabbè, invece per scegliere l'animazione... L'animazione dentro, se fate dentro e viene così, all'inizio viene così. Fuori, quando non c'è più il video. Quando finisce il video. E insieme, quando per tutto il video viene così. Allora, potete sceglierlo, cioè perché questo video dura tanto, quindi non serve molto. Però tipo, ad esempio, io negli edit uso questo. Facciamo durare di meno. Invece per salvare basta che vado qui. Vi faccio vedere questo. Vabbè ragazzi, io vi saluto. Spero che vi sia di aiuto. E ciao!